Ciao a tutti, oggi nuova ricetta, vi facciamo vedere una cosina molto simpatica, molto carina per affrontare il mal di gola. Vi facciamo vedere infatti delle caramelline, tre gusti differenti, infatti uno sarà con la curcuma e l'arancia, poi eucalipto e menta e infine limone e zenzero. È una ricettina facilissima e secondo me sono di quelle cose belline anche da regalare magari ai vostri amici, ai vostri parenti. Poi ora che inizia ad arrivare il Natale è proprio una chicca. Vi faccio subito vedere come si preparano. Mettiamo in un pentolino lo zucchero di canna, il succo di limone e il miele. Adesso possiamo mettere sul fuoco e lasciamo sciogliere tutto quanto bene. Dopo pochissimi minuti inizierà a bollire, a questo punto calcoliamo circa 4 o 5 minuti e poi possiamo spegnere. Mi raccomando, mescoliamo sempre per non far attaccare lo zucchero al pentolino. La nostra base è pronta. Nella prima vado a mettere un pochino di zenzero e l'olio essenziale di limone. Mescoliamo. Andiamo avanti. Nella seconda invece mettiamo un pochino di menta e eucalipto. Gli oli essenziali che utilizzo io sono quelli di Aromazone, però li trovate tranquillamente anche in erboristeria. Oppure se volete comprarli online potete anche acquistarli su Amazon, magari vi mettiamo i link di quelli che abbiamo utilizzato noi. Infine, nel terzo gusto mettiamo curcuma, che è un ottimo disinfettante, e olio essenziale d'arancia. Se vedete che il composto si è un po' indurito, potete metterlo qualche secondo al microonde oppure scioglierlo a bagnomaria. Formiamo le nostre caramelline facendo colare un po' di liquido sulla carta forno. Poi ovviamente non c'è bisogno di essere precisi, anzi, le caramelline devono essere diverse tutte quante, l'una dall'altra, così si vede che sono fatte a mano. Dopo aver fatto raffreddare bene le nostre caramelle, vado a prendere una ciotolina, ci metto un po' di zucchero e posso staccare una a una le caramelle, passate così nello zucchero non si attaccheranno tra loro. Dopo averle passate nello zucchero le possiamo conservare. Io vado a metterle in questo barattolino con una chiusura ermetica, però potete metterle in un qualsiasi altro barattolo e si conservano essendo a base di zucchero per tantissimo tempo. Le nostre caramelline sono pronte, come avete visto, prepararle è facilissimo e come vi dicevo anche nell'introduzione è un'idea davvero molto molto carina per regalare qualcosa ai vostri amici e ai vostri parenti. Io spero tantissimo che questa ricetta vi sia piaciuta, se è così mettete un bel mi piace e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!